Italia Nostra Mantova ha voluto organizzare una passeggiata all'interno della foresta Carpaneta. Qui infatti si trova un parco letterario dedicato a Virgilio, il sommo poeta, nato come tutti sanno ad Andes, quindi territorio mantovano, e a Virgilio si è dedicato a quest'area che racconta in pratica della sua vita e delle sue opere, in particolare le bucoliche, le georgiche e le Eneide. Virgilio infatti ha un rapporto molto stretto con la natura e all'interno dei suoi testi, all'interno della sua poesia, ama citare continuamente gli alberi, i fiori, i frutti, che sono, diciamo, dei doni in pratica dati agli uomini proprio dalla natura stessa. E la natura infatti è per Virgilio un locus amenus, dove lui si rifugia, dove l'uomo può trovare la pace e la serenità. E all'interno quindi di questo percorso si può rintracciare della vita di Virgilio, e quindi si vede un piccolo laghetto dove è citato in pratica il Mincio, Mantova, dove è ricitata Andes in un certo senso, e quindi poi si vede la zona medio orientale dove lui ha viaggiato, perché è stato in Grecia, è morto a Brindisi e poi è stato sepolto appunto a Napoli, e infine diciamo il Vesuvio, quindi il luogo dove si trova in pratica la sua tomba. Le bucoliche sono dei dialoghi, diciamo, tra pastori, in particolare tra due pastori. Uno si chiama Titiro ed è la voce di Virgilio soprattutto, l'altro si chiama Melibeo ed è colui che spesso gli pone delle domande. Attraverso il dialogo, diciamo, di questi due pastori si definiscono dei concetti, quindi si parla del mondo, si parla della grandezza di Roma, si parla della natura, della vita, insomma. E ad un certo punto i due parlano e dicono, proprio nella prima egloga, quella città che chiamano Roma, Melibeo, io la credevo, nella mia ignoranza, simile a questa. Così sapevo, i cuccioli sono simili alle cagne, così i capretti alle madri, così ero solito paragonare il grande a ciò che è piccolo. Ma tanto ho levato il capo sulle altre questa città, quanto il cipresso tra i docili viburni. Andando avanti poi nel percorso si vede anche Troia, quindi si vede il cavallo di Troia che è stato proprio rappresentato attraverso una piccola siepe di ligustro, ma anche il palazzo di Priamo, quindi i luoghi dove effettivamente si trova appunto ad operare Enea e dove Virgilio racconta tutta la storia appunto di questo eroe all'interno dell'Eneide. È una passeggiata, è un luogo dove ci si può rifugiare così per fare ginnastica, ma anche per trovare un luogo di cultura, quindi per trovare effettivamente un messaggio culturale che noi abbiamo voluto proprio dedicare a Virgilio in questo caso. Dante è entrato nell'inferno, nella selva oscura, è stato bloccato da alcune belve che non gli permettono di avanzare nel percorso. E proprio mentre si trova in quel momento così difficile vede una sorta di diciamo presenza evanescente, un fantasma in un certo senso, e grida e dice: oddio, chi è questo? Insomma, è un'ombra o un uomo? E invece risponde Virgilio: non uomo, uomo già fui, e i parenti miei furono lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nei tempi degli dei falsi e bugiardi. Questo evento, il cui titolo è proprio Virgilio al tramonto, si inserisce nel programma di Festival Letteratura, è un evento collaterale di Festival Letteratura che è proprio in questi giorni. Italia Nostra ha voluto chiaramente partecipare portando così in auge il poeta più importante della nostra terra, Italia Nostra che si dedica alla cultura, al patrimonio, all'ambiente, ma anche al paesaggio, quindi in effetti questo percorso tiene insieme tutti questi temi.